dati della povertà nell'arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve nel 2019 sono in linea con quelli degli ultimi anni, ma nel primo trimestre 2020 il peggioramento è evidente. Lo ha affermato l'economista Pierluigi Grasselli, coordinatore dell'Osservatorio della Caritas Diocesana, presentando il documento «Siamo tutti chiamati a remare insieme», un rapporto che non si limita ad analizzare la povertà nel 2019, ma ha una propaggine nell'anno in corso, per l'esattezza il trimestre marzo-aprile-maggio 2020, caratterizzato dalla pandemia. Complessivamente 1039 sono state le famiglie censite nel 2019 dal Centro di Aiuto Diocesano, di cui 250 con cittadinanza italiana, mentre nel 2018 erano 1015, 251 gli italiani. Questi numeri hanno visto un aumento consistente con il Covid, circa 120 le persone o famiglie che in passato non si erano mai rivolte al centro, 400 gli accessi in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente all'Emporio di Perugia Città e l'aumento del numero dei pasti distribuiti quotidianamente dal punto di ristoro sociale San Lorenzo tra marzo e maggio 2020, passati da 75 ad 87. Dietro a queste cifre ci sono delle vite il cui bisogno più urgente, si legge nel rapporto, è la necessità di un sostegno alimentare, ma nel clima di incertezza che si respira sono stati richiesti ascolto, prossimità, conforto e speranza. La povertà è un fenomeno molto rilevante, crescente, come mostra anche l'espansione della stessa in occasione della pandemia. E direi è ormai un fenomeno strutturale la povertà, cioè fa parte dei meccanismi in qualche modo che regolano l'assetto economico e sociale in un mondo globalizzato. Ha visto la grande crisi, portò la povertà, la fece a crescere, adesso la pandemia, quindi tutta una serie di meccanismi innestano, no, questo fenomeno della diffusione e della crescita della povertà. Ora, la povertà come si manifesta? Questo è il problema. Se noi guardiamo il rapporto su Centro Diocesano di Perugia, che abbiamo studiato quegli utenti, lei vede che la povertà è multidimensionale. Noi non possiamo pensare di risolvere la questione della povertà in generale con qualche soldo, con un sussidio. Sì, i sussidi sono importanti, ma ci vuole tutta una serie di servizi, perché quando lei andrà a leggere il rapporto vedrà che tra i bisogni degli utenti del centro c'è sostegno economico, lavoro, casa, problemi di istruzione, di formazione, di orientamento al lavoro, di salute. Quindi è un fenomeno multidimensionale che richiede naturalmente un approccio coordinato di tanti attori, ognuno dei quali ha le sue competenze e che lavora in rete, in una rete efficiente, con percorsi, personalizzati.